Art Case Prize, seconda edizione, premio di arte contemporanea che si svolgerà nel mese di ottobre presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli. Questa mattina è stata presentata la conferenza stampa organizzata dall'associazione Blue Up. L'evento si aprirà il 10 ottobre con la serata inaugurale della mostra dedicata alle opere finaliste del premio. Nelle sale del castello, dal 10 al 18 ottobre, saranno esposte 81 opere che hanno raggiunto la finale. Sponsor ufficiale BCC Buccino, Comuni Cilentani, con il patrocinio del Comune di Agropoli e di tante altre realtà industriali che hanno creduto nell'associazione Blue Up e in questa manifestazione che mira ad un turismo destagionalizzato. Il premio Art Case è un premio che nasce nel Cilento e per dare luce al Cilento. Infatti già dal nome, premio appunto dedicato ad Answer Case, c'è un gioco di parole, quindi keys come chiave, quindi per dare agli artisti la possibilità di dare le chiavi del Cilento, quindi di conoscere il nostro Cilento. E poi abbiamo voluto dedicare questo premio d'arte ad Answer Case, che è appunto il fondatore della dieta mediterranea, che ha lavorato qui nel Cilento, ha strutturato qui nel Cilento. Il nostro intento è quello di creare una rete, un polo d'arte che possa essere un riferimento per gli artisti nazionali ed internazionali e appunto per dare luce anche al nostro Cilento, che dal punto di vista artistico esso stesso ci offre tante potenzialità. Poi introduco la novità più diretta che ci sarà, ovvero il cambiamento di una delle categorie rispetto alla scorsa edizione, che è l'inserimento della categoria di performance, che va a sostituire quella di street art. Abbiamo deciso di attuare questo cambiamento perché la performance è una categoria artistica ancora più di nicchia rispetto alla street art, e l'obiettivo che noi abbiamo in realtà è quello di far comprendere più l'arte contemporanea nei suoi 360 gradi, quindi in tutte le sue manifestazioni artistiche. Gli elementi ci sono tutti, uno scorcio di mare qui alla mia destra dalla finestra impareggiabile, la cornice del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, questa manifestazione, questo evento che prenderà il via fra pochissimi giorni, promosso da giovani con le arti figurative nel loro complesso, fanno sì che la stagione estiva possa dilatarsi sempre di più. Quando ad esempio nel 2008 abbiamo acquisito questo castello al patrimonio della città, pensavamo proprio a questo, a riempirlo innanzitutto di contenuti culturali, e penso che ci siamo riusciti nel migliore dei modi attraverso tutta una serie di manifestazioni, spettacoli teatrali, spettacoli musicali che investono i mesi di luglio e di agosto, da rassegna dedicata al libro e alla lettura, che ormai di caratura nazionale, e l'arte che è un fil rouge per 365 giorni all'anno, non solo nel castello ma anche al Palazzo Civico delle Arti, quindi anche alla Fornace a brevissimo. E noi qui saremo presenti con una radio che rappresenta non solo i giovani soci ma anche la Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani di Agropoli. Ci siamo uniti, abbiamo dato vita a una web radio del Cilento. Siamo stati già presenti al Settembre Culturale ed è stata un'esperienza già di rete, di unione, che ci ha molto entusiasmato e ci ha dato appunto dei risultati. Quindi con grande entusiasmo e passione diamo il nostro contributo anche a Blow Up, che è un'associazione giovanile. Nel nostro progetto di sviluppo culturale nell'area di competenza della Banca, che ormai non è più solo Cilento ma è Valle del Sele e Valle del Tanagro, sicuramente la cultura e l'arte occupa un posto preeminente, e già i ragazzi l'anno scorso ci hanno avvicinato per questa mostra dell'Art Case e siamo stati disponibili, abbiamo collaborato con loro. Quest'anno invece siamo entrati un po' di più nel dettaglio e abbiamo, come dire, riuscito a costruire insieme anche un percorso dove abbiamo dato qualche consiglio, abbiamo dato qualche aggiunta a quello che era l'impegno della precedente edizione. Sicuramente hanno alle spalle un discorso di qualità, sono giovani che hanno esperienza, che hanno maturato anche per quelle che sono le loro attività personali, una grande sensibilità nel campo artistico, e credo che proprio quella sensibilità stanno trasmettendo proponendo questa mostra di arte contemporanea al Castello di Agropoli.